Angelo Aliquo, quali sono le nuove richieste dopo l'emergenza Covid da parte di un'azienda sanitaria? Intanto dobbiamo cercare di velocizzare, però non disperdere la qualità, anzi, puntare proprio con decisione agli obiettivi, cercare di qualificare anche le nostre richieste, cercare di coinvolgere persone competenti, sempre più competenti, ed avere chiaro proprio l'obiettivo finale per raggiungerlo il più presto possibile. Non possiamo perdere questa occasione, non possiamo permetterci ritardi, ma dobbiamo altrettanto fortemente cercare una qualità alta, perché noi abbiamo una responsabilità enorme, che è quella di rilanciare un paese, non soltanto per dare servizi sanitari, ma anche per dare una risposta nel sociale, al tessuto sociale, nel tessuto imprenditoriale, e non possiamo più permetterci di rinviare. Quindi lei vede la qualità nell'oggetto, nei dispositivi, nei processi, nei servizi e nelle persone. Fondamentalmente nelle persone, nella conoscenza che le persone devono necessariamente avere, le persone coinvolte devono avere di ciò che sarà il risultato finale. Noi ci occupiamo di sanità e la sanità è la più grande opera pubblica che questa Repubblica abbia mai pensato e abbia attuato, quindi va manutenuta, va curata, va migliorata, va liberata dagli orpelli che negli anni si sono costruiti e aggiunti. E quindi abbiamo un'occasione unica per poter restaurare questa nostra opera pubblica che appartiene a tutti e farla diventare un nuovo edificio che possa contenere non soltanto la risposta al fabbisogno di salute, ma anche un punto di riferimento per il rilancio della società.